Valentino Di Campli, presidente del Consorzio Vini d'Abruzzo, una partenza davvero positiva per i vini abruzzesi qui al Vinitaly. Sì, ieri domenica abbiamo avuto veramente una partenza sprint con un'agenda fitta di impegni e con visite anche inaspettate come quella del Presidente del Consiglio Conte. È stata una giornata importante perché con le attività che abbiamo posto in essere nel 2018 anche in occasione dei 50 anni del Montepulciano d'Abruzzo DOC, evidentemente l'interesse nei confronti del nostro territorio, della nostra regione, dei nostri vini è cresciuto, e questo è stato anche certificato dai numeri positivi che l'Abruzzo ha avuto nel 2018, con un trend sulle esportazioni importante, il doppio rispetto alla media nazionale, positivo anche in quei paesi dove altri territori hanno avuto difficoltà, come per esempio in Cina, dove c'è stata una diminuzione generalizzata, al contrario l'Abruzzo ha avuto un più 13%, oltre che anche in Italia, dove il Montepulciano d'Abruzzo è ancora il terzo vino più venduto in grande distribuzione, l'unico con un trend positivo tra i primi 10 in classifica. Quest'anno credo cominciamo anche bene, perché con questa nuova app che abbiamo inaugurato credo che si dà il senso di un momento che in Abruzzo deve portare insieme due settori che devono oramai viaggiare insieme, quello che è l'agricoltura e il turismo. Io ci aggiungerei anche l'agricoltura e il turismo, ci aggiungerei anche la cultura. Sono due binomi inscindibili che hanno necessità in Abruzzo di trovare il proprio ritorno anche dal punto di vista amministrativo. Per troppo tempo siamo stati senza un assessore che desse le linee. Oggi le linee ci sono ben chiare, agricoltura e turismo trasformeranno questo nostro Abruzzo.